Ciao ragazzi, oggi vorrei riprendere il discorso interrotto la scorsa volta in merito alla realizzazione di questo impianto fotovoltaico. Volendo in questo modo voglio condividere quelle che sono state le mie scelte tecniche e organizzative nel realizzare questo impianto. Non ho acquistato il materiale tutto in una volta, ma ho acquistato pian piano ciò che mi era necessario, partendo da un inverter che ho pagato 548 euro da 48 volt e accetta 6 kW di pannelli in ingresso. 6 kW di pannelli e li accetta su una stringa MPPT da 120 a 450 volt. Quindi i pannelli che io ci posso montare devono avere, tutti sommati i volt mettendoli in serie, devono avere un range da 120 a 450 e un massimo di 24 ampere. Per questo inverter quindi ho poi preso i pannelli, ho fatto il calcolo dei pannelli, che poi erano anche i pochi che si trovavano all'epoca, e ho preso i 455 watt della Longi, che hanno un VOC di 49,5 e un amperaggio di 11,66 ampere. In questo modo mi consentiva di metterci al massimo 6 pannelli in serie, collegando queste due serie in parallelo fra loro. In questa configurazione massima sono riuscito ad avere con questi pannelli circa 5 kW e mezzo. Però sono partito prima di tutto con l'acquisto di 6 pannelli. Io non conoscevo niente del mondo del fotovoltaico per quanto riguardava la realizzazione. Pertanto ho comprato questo inverter, dopo averlo acquistato ho cercato i pannelli, quindi passo passo ho fatto. Non so se ho sbagliato o meno, ma ho preferito non comprarli tutti in una volta. Ho preferito comprare il materiale che mi serviva, al costo di andare più volte nei negozi o fare diversi ordini online. Dopo che mi è arrivato l'inverter, l'ho montato qua, con due semplici tasselli, ho cercato una sua configurazione che per i miei spazi poteva andare bene, e qui ci ho fatto arrivare dei corrugati, ho fatto dei tagli qua sotto, uno che arriva qui e uno che arriva qua sotto, ora ve li faccio vedere, che mi mettono in comunicazione questa parte con i pannelli solari da una parte, eventuali altri pannelli solari che metterò da un'altra parte. Ho messo un bel cavidotto che mi consentisse proprio di sopportare il passaggio di tanti cavi, e poi ho messo in comunicazione con un altro corrugato questo quadro elettrico con il centralino originale della casa, dove ci sono tutti i magnetotermici. Ora vi faccio vedere cosa ho fatto. La prima cosa che ho fatto, ho detto montare l'inverter. L'inverter montato, e poi ho messo questa canaletta presa da Bricoman per poi cominciarmi a rendere conto come poter passare i fili. Ho scelto questa configurazione con questo spiralato proprio per avere tutti i fili belli puliti e nascosti. Ora apriamo questa canaletta e vediamo, vi faccio vedere come l'ho realizzato. Non fatevi spaventare dei fili, perché adesso, visti tutti in una volta, magari uno ammassato sopra l'altro, sembra complicatissimo, quando in realtà è molto semplice, basta usare la testa e pensare pian piano, passo passo, che cosa si deve collegare a cosa. Ho montato, come ho detto, l'inverter, poi ho fatto, qui si vedono, ho messo dei corrugati che facciano delle tracce qui, sbucassero qui. Questo mi ha messo in collegamento la parte esterna di questa mia di questo locale tecnico, la parte esterna dove ho fatto passare i cavi del fotovoltaico, e invece qui ho messo un altro corrugato facendo una traccia qua sotto, poi l'ho rintonacato, non si vede più, e questo corrugato mi mette in comunicazione tutta questo quadro, come ho detto, con l'altra parte della casa, per mettere in comunicazione quindi con i vari piani, con tutti i centralini dei piani.
prima cosa, dopo aver steso il corrugato, anzi un cavidotto già bello grosso da 40, ho acquistato il cavo fotovoltaico. Questo rosso e nero, secondo dei calcoli, andava bene un 4 mm quadri, ma per pochi centesimi di euro di differenza rispetto al 6, ho preferito prendere il 6, così è già pronto per un eventuale ampliamento qualora un giorno volessi cambiare anche l'inverter e volessi ampliare i moduli fotovoltaici. Il cavo da 6 deve arrivare qui e deve mettere in comunicazione l'inverter con i miei pannelli fotovoltaici. Dai pannelli fotovoltaici arriva il cavo, però non va diretto all'inverter, ma prima arriva ai fusibili, poi dai fusibili esce a questo sezionatore e con il suo scaricatore di sovratensione. Poi da qui riesce il cavo, ecco qui si vedono, ed entra nell'inverter, il quale carica tramite il caricatore, il regolatore di carica, le batterie. Prima cosa, passare quindi i cavi. Ora andiamo dall'altra parte e vi faccio vedere i pannelli. Ci troviamo ora sui pannelli, sulla tettoia dove ho messo i pannelli. Gli ho dato anche una bella sciacquata questi giorni. La prima bancata, la prima serie di pannelli che ho montato sono questi 6. Ho acquistato, non conoscendo né il venditore, non conoscendo nulla, io ho voluto iniziare proprio dall'inizio. E ho montato questi primi 6 pannelli. Li ho ordinati, li ho pagati, mi sembra di ricordare, sui 1200-1300 euro. Cioè era tanto, perché oggigiorno questi pannelli si trovano molto meno. Ho montato questi, ho comprato queste barre. E questi li ho comprati su un altro sito internet, questi profili. I profili qua. Quindi i profili sono 6 pannelli, quindi che hanno una larghezza di 1,03 m circa, e quindi questi 6 pannelli occupano 6,30 m di larghezza. 6,30 m mi sono servite due barre qua, due, una e poi la seconda per continuare la linea, e poi altre due lì, e sono state ancorate alla tettoia con delle barre a doppia filettatura. E sono sia giù che qua su. Però la barra a doppia filettatura che ho messo qui, ecco, io non volevo questa che c'è qui. Qui ho messo una prolunga, non l'ho trovata in acciaio inox questa, ma quando si arrigginirà questo, chissà i pannelli dove saranno già, o io. Siccome non volevo i pannelli con la stessa inclinazione della tettoia, perché la tettoia ha un'inclinazione di 8 cm per metro, io ho voluto dare una leggera maggiore inclinazione, e si vede anche qua, forse si vede qua, ecco qua si vede meglio, gli ho dato la maggiore inclinazione, quindi non sono complanari, non seguono l'orientamento, ma sono un po' più puntati ancora più a sud. Non è sud pieno, è leggermente spostato verso est, ma cambia poco. E le ho sollevate. Davanti, per sollevarle bene, davanti mi avvicino un po'. Davanti la barra filettata proprio. Ho messo questa piastrina qui, l'ho messa proprio il punto più basso possibile. Il punto più in basso possibile. Mentre la parte posteriore, la parte più alta possibile, non mi piaceva, non bastava, e l'ho allungata con un altro pezzo di barra filettata in acciaio inox e con questa prolunghetta. Così mi ritrovo ad avere un'inclinazione di 18
di 18, del 18%, che corrisponde, sembra di ricordare, a 11 gradi. Comunque è una discreta inclinazione. Perlomeno sarebbe stato meglio, Dio, inclinarli come ho quelli del tetto del 30%, se non il 40%, ma alla fine preferisco magari mettere un pannello in più e averli meno esposti al vento, perché poi da qua sotto entra il vento. Non si spostano, ma preferisco non rischiare, che farebbe un bel effetto vela qua. Ho messo questi, dopo aver messo queste barre, queste una, ne ho messo solo 5, sono stato un po' tirchio, forse sarebbe stato meglio metterne 6, ne aggiungerò, ma per ora c'è quasi un anno e 20 ne hanno retto. Ah, qui c'è, poi c'è un filo di terra che ho passato ma è scollegato, l'ho messo solo per fare una prova e questi giorni ve lo dirò. Mentre stavo lavando, faccio un inciso, mentre stavo lavando i pannelli ho preso una leggera scossa. Sono 14 anni che ho l'impianto fotovoltaico, da lassù non mi era mai capitato, invece ho preso una scossa, ma poi ho capito anche il motivo e ho portato qui una terra per vedere effettivamente se servivano delle scosse, ma ne parlerò un'altra volta. Quindi quei cavi che io ho detto, i primi che ho passato, sono questi. Si vede lì il corrugato picchino, ecco un corrugato da 32 ed escono i cavi, il rosso e il nero da 6 mm arrivano qui, arriva lì, il rosso viene qua, il rosso va tutto a destra, ho portato tutto a destra e inizia e si collega qui con questo pannello, collegati in serie, quindi qui arriva il positivo, positivo, quello rosso che si collega col negativo, poi l'uscita positiva da questa parte, forse si vede meglio qui, ecco questo filo rosso qui alla fine arriva lì in quella scatoletta e si collega, quindi il rosso qui meno più è collegato in serie con questo meno più con l'altro pannello a fianco meno e così via, quindi il più entra nel meno, più entra nel meno e così fa, i pannelli sono messi in serie. Questa serie di questi pannelli, che sono pannelli che hanno un VOC di 49 volt, ecco qui, forse qui si vede, hanno un VOC di 49 e 11 qualcosa, ora da qui non lo vedo, di amperaggio, quindi sono 49, mettiamo 50, 50 per 6, 300 volt. Abbiamo detto più, meno, più, meno, più, meno, più, meno, arriva qui, arriva al meno di questo cavo, qui, e torna indietro in quel cavo nero che ho visto prima, e che e quindi va all'inverter. Dopo aver fatto l'acquisto, ho visto che tutto funzionava, quindi ho acquistato altri pannelli. Gli altri pannelli che ho acquistato sono questi. Allo stesso modo ho fatto praticamente il bis, quello che avevo riportato qua a sinistra, l'ho fatto anche qui a destra. Ho messo questi altri 6 pannelli, sempre lungi da 455, uguali. Li ho collegati anche questi, tutti in serie. E poi mi sono trovato a dover unire questi 6 pannelli in serie con questi altri 6 pannelli in serie e li ho uniti in parallelo. Per montarlo qui ho messo questo spiralato sottile, tanto per dargli maggiore protezione. Sono già cavi protetti appositi per il solare, ma ho preferito dargli una maggiore protezione dai raggi ultravioletti. Sia qui, questi cavi devo ancora legarli, devo legarli e tenerli sollevati. Sia qui, da quest'altra parte.
Ovviamente ho detto prima che gli ho dato una certa inclinazione, ed essendo tutti sulla stessa stringa, gli ho dato l'inclinazione. Quei pannelli, bella stessa, l'ho riportata anche qui con gli stessi centimetri di altezza, ho usato per dargli la stessa precisa inclinazione, per evitare che questi pannelli producessero diversamente da quegli altri pannelli e quindi ci fosse un calo di prestazioni, perché magari questi pannelli qua giù, inclinati diversamente rispetto a quelli, comunque producono in modo differente. Li ho voluti rendere perfettamente simmetrici. Qui lo vedete, qui il vento viene da qui, il maestrale entra da qui. Non voglio mettergli una struttura qui per deviare il vento per adesso, e ho preferito lasciarlo così e quindi trovare un compromesso non troppo elevato, quindi per evitare che entri troppo vento e faccia troppo effetto vela. Un giorno magari dovessi sollevare per cambiare l'inclinazione e provvederò a fargli una sorta di alettone in alluminio tipo questo per come deflettore per deviare il vento. Ora da qui possiamo andare giù e tornare all'inverter e vedere il passaggio che hanno fatto i cavi. Da qui scendono, li abbiamo uniti su quello da 6 mm, i cavi scendono, li ho fatti passare dentro questo, si vede un corrugato grosso lì in fondo. Quindi, come dicevo, i cavi abbiamo visto su, quindi quei due paralleli si uniscono, arrivano qua. Non so se si veda, arrivano qua sotto i due cavi rosso e nero ed entrano tramite questo spiralato, entrano qui. Ora apriamo questa scatola dal corrugato di qui dietro, salgono il cavo dal fotovoltaico, sale qui dietro, i rossi e neri si vedono leggermente, salgono e arrivano qua, tutto con le sue etichette, così non mi dimentico mai, dai pannelli fotovoltaici. Il cavo arriva qui, sono questi due qua dietro, ed entrano qui in questi, nei portafusibili. Qui dentro ci sono i fusibili di protezione. Ora li tiro su, tanto le batterie sono al 100%, tra l'altro. Questi sono i fusibili. Poi, da qui, i fusibili, i cavi escono. Ho usato sempre gli stessi cavi fotovoltaici, da 6 mm, ripeto. Da qui entrano qui negli scaricatori di terra di protezione, il quale è messo proprio a terra, quindi a terra con un cavo da 35 mm quadri, e poi vanno in parallelo, cavallotto come si chiama, qui nel suo magnetotermico apposito. E questo, che poi sarebbe anche un in più, perché se si vuole staccare la linea dei pannelli basta anche solo tirare giù i fusibili, che fanno lo stesso lavoro, tirarli giù di questo, di questa sorta, di questo sezionatore. Poi adesso li ricollego, quindi un qualcosa in più. Da qui escono, anche qui, e ho scritto anche l'etichetta qua, vanno a inverter, c'è la sua etichetta. Ora l'inverter è ripartito, vanno a inverter, quindi da qui rientrano qui, escono, sono questi due, vengono qui, salgono, messi puliti, e arrivano qua e sono collegati
all'inverter. L'inverter sarebbe all'MPPT, al regolatore di carica che ha questo inverter. Oggi è una giornata molto ventosa, qui in Sardegna c'è un forte maestrale, quindi non è una bella giornata per andare al mare, però per quanto riguarda la produzione è una bellissima giornata. Ma in questo momento sta producendo pochissimo, perché le batterie sono cariche al 100%, sono cariche al 100%, sta producendo solamente quello che la casa richiede. E altrimenti in questo momento sarebbe producendo circa già 4 kW come stava producendo prima. Quindi una volta che questi due cavi, questi millimetri, entrano nell'ingresso solare, entrano nella parte del regolatore di carica dell'inverter e poi viene mandata o all'abitazione in 230, oppure se le batterie sono scariche vengono mandati qui all'uscita per la ricarica delle batterie e poi alle batterie stesse. Ma questo ne parlerò in seguito. Condividerò la modalità con cui ho installato, realizzato, assemblato questo pacco batterie in seguito. Dicevo, i cavi vanno giù e vanno alle batterie. Se la corrente invece la sta richiedendo la casa, esce qui per questi cavi da 6 mm che ho messo, vengono qui e vanno al quadretto. Il quadretto del fotovoltaico che avevo, così ne avevo già parlato mi sembra la scorsa volta, che ho articolato in linea Enel e linea fotovoltaico. Linea Enel generalmente è spenta, che arriva qui, linea Enel, oppure linea fotovoltaico. Qui è come se ci fosse una Y, quindi da qui arriva alla parte di sotto, linea Enel, quindi l'uscita da qua, linea Enel, lo faccio arrivare qua sotto a questo ATS. La parte del fotovoltaico, che è l'energia che sta producendo ora, che sta richiedendo la casa, va nella parte superiore. La scelta se alimentare la casa da linea fotovoltaico o da linea Enel è rimessa a questa ATS, che in automatico, se vede che non c'è energia sulla perché magari si è guastato l'impianto, perché magari l'ho staccato per fare una manutenzione, in automatico questo converte verso il basso. Anzi, ora vi faccio vedere come fa, simulando che possiamo simulare che il fotovoltaico sia batterie scariche, oppure lo voglia staccare, o perché magari si guasta e io mi trovo in giro in vacanza, mettiamo un esempio. Quindi, se dovesse mancare l'energia, questo in automatico vede che non c'è più energia qui e stacca e cambia su linea Enel. Facciamo una prova, schiaccio questo interruttore fotovoltaico che è collegato anche al cellulare, che lo posso staccare anche dal cellulare, anche dall'applicazione, mi fa anche da misuratore di consumi. Oltre questo schiaccio 3, 2, 1. In questo momento quindi ho spento la linea fotovoltaica, la casa sta prelevando da Enel, che poi proprio da Enel non sta prelevando perché ho l'altro impianto in funzione che sta immettendo energia. Comunque sta prelevando da linea Enel. Se ora dovessi riaccendere, adesso dovesse ritornare dopo che ho finito i lavori magari, oppure per qualsiasi altro motivo, comunque riattacco questo interruttore schiacciando qua, consente all'energia del solare di rialimentare la casa. Quindi la TS vede in automatico che qui vi è energia e lui in automatico risale su. Non sarà il migliore degli ATS,
ma è uno che fa perlomeno il suo lavoro. Adesso schiaccio, ridò energia, 3, 2, 1. In pochi millisecondi è ritornato sull'alimentazione fotovoltaico. Io generalmente questa linea, la parte bassa, la tengo accesa solamente magari se mi devo assentare, che ne so, qualche giorno da casa, così se dovesse succedere qualcosa a questo, dovesse mancare la corrente qui, lui in automatico converte qui. E questi, se dovesse mancare l'energia o in questo che vede la linea Enel, comunque mi manda un messaggino per dirmi che c'è qualcosa che non va, perché non sta più passando energia qui o qui. Io generalmente lo tengo così non è nemmeno alimentata questa spia. Poi da qui esce il cavo e va, e l'ho mandato qua in quest'altro corrugato. Questo corrugato, ripeto, arriva nello scantinato dall'altra parte della casa, che è il centralino, l'ingresso della linea di casa, dove non ho fatto altro che staccare i fili che dall'Enel alimentavano direttamente il centralino e metterci questi. Di conseguenza, questo inverter con tutto questo impianto è frapposto fra Enel e la casa. Ci si è inserito lui. L'Enel, il cavo dell'Enel arriva qui, poi da qui arriva qui e viene utilizzato l'Enel solo come vi ho fatto vedere io poco fa, solo se ci dovesse essere qualche problema o voglio io sceglierlo, oppure perché le batterie sono scariche. Poi da qui il cavo ritorna all'abitazione, alla parte del centralino originaria. Allora ragazzi, questo è quello che ho realizzato inizialmente, quindi questi quattro cavi che ho passato inizialmente, poi pian piano ho aumentato, ma la parte minima funzionale è quella che vi ho mostrato. Dopodiché ho aggiunto questa batteria, ma ripeto, questo inverter funziona anche senza batteria ed è per questo motivo che l'ho scelto, pur burdo che sia. L'ho scelto perché potevo iniziare a usare la mia energia senza dover immediatamente affrontare la spesa di queste batterie. Quindi di notte continuavo, seppure per solo un mesetto, perché poi l'acquistate, però di notte continuavo a prelevare l'energia dall'Enel. Allora ragazzi, vi saluto. Alla prossima!